ho raccontato, ma forse adesso non si ricorda, Neri Parenzi che aveva fatto il film Dopo di noi, perché noi l'abbiamo abbandonato nel 1999, i film di Natale, si chiamano film di Natale, ancora non riuscivano a mettere. Insomma, lui stava girando Natale sul Nilo e allora stava in mezzo con molti insieme che stavano credo, interrati dentro alla sabbia e arriva, mentre stanno girando lì vicino alle piramidi, arriva un pullman di italiani. Allora vedono questo set, bordi del sito, entusiasti, scendono e vanno a salutare gli attori, insomma a congratularsi, poi vedono il regista e gli dicono: signor Vanzina, mi farebbe un autografo? Allora Neri, molto signorilmente, senza dire niente, ha firmato Carlo Vanzina. Quindi era, però loro pensavano che comunque quei film giravo io, anche se non erano i miei. Ma era incredibile perché sono molto diffusi. Noi siamo stati perseguitati dai seguiti. Abbiamo fatto dei film che hanno avuto tutti i simili fettinati, perché sembra che abbiamo fatti 100.000. In realtà, come dice Carlo, no, nel 99 abbiamo smesso i film di Natale, ma quei film che abbiamo fatto nel 99 sono evidentemente fondanti sul genere. Carlo racconta una cosa divertente che addirittura, non so, loro vanno, il pubblico va al cinema, vede, legge, regia di Neri Parenti, sceneggiatura di Neri Parenti, esce, mi incontra, ci ho appena visto il tuo film. E quella Castiglia di Cortina che l'ha fatto, quella che è meravigliosa, sempre era Natale su Nilo, faceva la pubblica. Anzi, faceva Palletta. A Sere che... che film, non era niente mio. Tra l'altro Carlo Vanzina ha uno spirito autocritico feroce. Io sono più volte che ho letto delle critiche ai suoi stessi film, ma che degli autoelogi che peraltro non ci sono mai stati. Per esempio, mi ricordo di aver letto da qualche parte che definisti un film importante che facesti con Massimo Dinna, accennavi prima con Faidano, che si chiamava La Partita, dicendo che era un film pretenzioso. Sì, la cosa curiosa è che siccome il film era costato tanti soldi, era prodotto da Cecchi Gori, allora facevano questa grande anteprima per presentare il film, venivano gli attori. E allora dal nostro ufficio si mandavano gli inviti, allora dicevo, lo volevo invitare questo film, signor Vanzina, si chiama La Partita, e allora tutti quelli che rispondevano, cioè, è un film sul calcio, ma invece era un film di costume, La Partita era una partita con la morte, quindi abbiamo capito che il film sarebbe stato un successo clamoroso, perché se quelli che erano invitati dicevano che era un film sul calcio, infatti il film fu un grande successo. Però rispetto a quel film ci ha fatto capire una cosa, già l'avevamo capito prima, che bisogna avere molto coraggio nel non pensarsi troppo provinciali. Allora noi, quando abbiamo fatto La Partita, Matteo Modena aveva fatto il film di Kubrick, insomma, Football da Jack, insomma. Poi aveva fatto Birdie. Vabbè, insomma, era un grande attore. Abbiamo mandato il copione, gli è piaciuto l'ha fatto. Abbiamo mandato il copione a Fredonna, che è venuto a Roma. Il giorno che è arrivata è venuta in albergo, mi leggeva lei Quattro modi per farlo, una professionista sensazionale. Jennifer Pizza aveva fatto Flash Dance, venne a fare il film. Ma poi, Carlo, il nostro idolo da ragazzi era Elliot Gould, Mash. Noi abbiamo chiamato Elliot Gould e è venuto. Quando abbiamo fatto South Kensington, siamo andati da Rupert Everett, che era il momento al massimo della carriera, e ha letto il copione, è venuto. Siamo andati un'altra volta a fare un film. Scusa, se ti interrompo, South Kensington avete scoperto un'attrice abbastanza importante. Sienna Miller, il primo film con Carlo Vanzina. No, siamo andati da giovanissima a trovare Carole Bouquet, numero uno in Francia, che è venuta a fare il film con noi. Siamo andati a trovare del film Susanna York, premio Oscar, che è venuta a fare il film. Leslie Nielsen, che era il più grande attore comico americano, è venuto a fare SPQR con noi. Per dire, bisogna un consiglio che dai giovani, quando avete qualcosa, non siamo solo, l'Italia non è solo Italia. Ci sono tanti che ci guardano, che se uno va lì a spiegargli delle cose, poi vengono. Quindi bisogna avere molto coraggio, perché sennò le carriere finiscono. Capito? Questo è... Bisogna capire che è un mestiere, fondamentalmente è un mestiere, il più bel mestiere del mondo. Dove si impara anche tanto, Io mi ricordo proprio il Elliot Gould, abbiamo fatto film che si chiama I miei primi 40 anni, e lui faceva la parte di un giornalista, e arrivò a Roma e una mattina mi chiamarono da Cinecittà e dicevo, c'è il signor Gould che deve vuole entrare, è uno prestissimo. Dico, ma dove va questo qua? Allora parlai con il Gould e lui mi disse, dice, sai, io devo fare la parte di un giornalista,
Allora so che giriamo nella... Voglio stare almeno 3 ore dentro questa redazione che avete costruito, perché voglio capire come ci si muove. Ecco, allora uno impara tante cose anche dai lettori americani. Allora quel sistema dell'Actor Studio ogni tanto funziona. Assolutamente, no, poi loro funzionano così, e come dicevi prima, i risultati sono concreti, e ce ne siamo innamorati tutti quanti.